Ciao a tutte, questo è il mio primo tutorial e vi propongo una nail art per San Valentino. È molto luccicante, difatti è fatta con una French glitterata e poi dei cuoricini applicati su. Allora, vi dico cosa ci serve. Innanzitutto un piano di lavoro sul quale appunto lavorare perché lo sporcheremo con i glitter in modo da poterli raccogliere e rimettere nello scatolino. Per cui un foglio di carta va benissimo. Poi ci serve una base, questa è la Rimmel 5 in 1 Nail Treat, poi uno smalto rosa French, io ho utilizzato il 207 della Kiko. Uno smalto color malva, io ho utilizzato sempre questo della Kiko ed è il 258. Poi ci serve uno smalto trasparente dedicato perché venendo utilizzato esclusivamente sopra i glitter, all'interno qualcuno sempre andrà a finire, per cui è uno smalto dedicato ai glitter. Poi facoltative lunette per la French, se magari non abbiamo la mano fermissima potremmo utilizzarle, ma va benissimo anche un pezzettino di scotch messo a livello della linea del sorriso. Poi io prima di chiudere col top coat utilizzo il Triple Strong di Sally Hansen, che è uno smalto rinforzante. Dopodiché chiudo la mia manicure con il Mega Shine, il top coat di Sally Hansen. La manicure dura tantissimo, è brillantissima. Poi ci serve glitter. Io ho utilizzato questo rosa molto delicato perché per San Valentino il romanticismo la fa da padrone, per cui ho utilizzato il rosa, che non è uno dei miei colori preferiti, preferisco di più i viola e turchesi, però per San Valentino ci vuole. E poi dei decori a forma di cuoricino. Io ho utilizzato quelli presenti all'interno della rotellina nail art della Essence. Ho utilizzato questi, sono piccolini, bianchi con dei riflessi sul rosa e il verde. Non so se dalla webcam si possono apprezzare, però sto conservando i soldi per una videocamera decente. Oppure potresti utilizzare, come questi, dei brillantini 3D. Io onestamente prima li avevo messi, però veniva un po' troppo aggressiva la manicure, per cui li ho tolti e ho preferito mettere questi piatti. Oppure potreste disegnare a mano i vostri cuoricini. A tal proposito, vi voglio brevemente, ma brevissimamente, mostrare come si fanno i cuoricini. Dunque, intanto vi serve il dotting tool. C'è di varie misure, quindi in base al cuoricino che vorrete realizzare, scegliete la punta. Io utilizzerò quello più grande perché sennò non vedreste nulla. Dunque, è semplicissimo. Dovete prendere una goccia di smalto, io utilizzo il viola, e piazzarlo sull'unghia. Un'altra goccina di smalto, piazzarla vicino. Dopodiché tirate e sistemate i bordi. Ora, ovviamente sulla carta viene male perché, come sappiamo, la carta è leggermente assorbente, quindi lo smalto sbava. E poi riprodotto in piccolo viene molto carino. Ecco qua il nostro cuoricino, per cui libera scelta sul come realizzare. Potreste anche lasciarla semplicemente senza cuori, così a vostra discrezione. Allora, cominciamo immediatamente il tutorial. Allora, innanzitutto ho passato
usato la mia base trasparente e poi una mano di rosa French, questo per uniformare la base dell'unghia. Io ho già fatto questi due passaggi, quindi passiamo immediatamente al secondo step. Prendiamo lo smalto color malva e creiamo la nostra French. Questo colore non mi ha fatto impazzire, però utilizzato per questi lavoretti va bene perché comunque intensifica il glitter senza essere aggressivo. Con lo smalto ancora bagnato, prendiamo il nostro barattolino di glitter e andiamo a immergervi dentro l'unghia con la French appena qua. Aspettiamo qualche istante che asciughi. Benissimo, lo smalto dovrebbe essere pressoché asciutto, per cui posso provvedere a picchiettare l'unghia sul foglio in modo da far cadere i glitter in eccesso. Una volta fatto ciò, premendo leggermente col dito, vado a pulire l'unghia del glitter e vi passo su uno strato di smalto trasparente, quello dedicato ai glitter. Su velocemente se qualche glitter si è depositato sul letto ungueale lo elimino. Cerco di pulire il pennello per quanto possibile e adesso lasciamo asciugare un minutino e quindi procediamo all'applicazione dei cuoricini. Ok, lo smalto si è asciugato. Dunque, mentre facevo asciugare lo smalto, mi è venuta un'idea per le ragazze che amano i look un tantino più aggressivi, ovvero l'anulare, coprirlo interamente di glitter e piazzarci sopra i cuoricini. Dunque, per applicare i nostri cuoricini abbiamo bisogno di questo attrezzino che trovate a 2,50 € circa. Scusate, alla Essence. Il dotting tool. Basta fare così. Passate lo smalto, una goccina di smalto nel punto in cui volete attaccare il cuoricino. Dopodiché intingete nello smalto la punta, prendete il cuoricino e piazzatelo sull'unghia. Ecco qua, un gioco da ragazzi. Procedete dove volete, quanti ne volete, assolutamente a scelta vostra. Dopodiché guardate come viene carino, tutto glitterato con i cuoricini. Mi piace un sacco, magari un po' eccessivo, però su un dito solo ci può anche stare. Mettiamo un altro qui, uno qua sotto. Questo è il risultato. Non appena sarà tutto asciutto e ce ne vorrà un po' perché ho messo due strati di trasparente per farla durare tanto, io darò una passata di rinforzante per le unghie, il Triple Strong della Sally Hansen, e una passata di Top Coat Mega Shine.
Grazie per l'attenzione, spero vi sia piaciuto il mio primo tutorial. Per richieste sono qui a disposizione. Alla prossima, buon San Valentino, ciao!